Tra le strategie pensate per contenere i danni dell'epidemia c'è anche l'isolamento degli anziani, ossia della fascia di popolazione più fragile e soggetta a complicanze e decessi per Covid. In sostanza, gli ultrasettantenni dovrebbero restare a casa, con sanzioni per chi viola le restrizioni. Un'opzione considerata utile, visto che in Italia la mortalità interessa nella stragrande maggioranza dei casi gli over 70 e vista l'inaffidabilità dell'immunità di gregge. Secondo le stime dell'ISPI, l'82% dei deceduti per Covid-19 in Italia aveva più di 70 anni, il 94% più di 60. I dati, inoltre, riportano che 7 ultraottantenni su 100 muoiono di Covid-19. Così, con un isolamento degli over 80, si dimezzerebbe quasi la mortalità diretta del virus. Se si riuscisse a isolare efficacemente gli over 60, la mortalità del Covid scenderebbe addirittura allo 0,07, circa 10 volte meno dell'attuale. Ma il controsenso è dietro l'angolo, perché nell'ultimo DPCM è ammesso in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore, di poter affidare ai nonni i loro nipoti, esponendoli così in maniera diretta a possibili contagi. Qualcuno li definisce forza non produttiva, altri sacrificabili in caso di estrema necessità. Sbagliamo a dire che questo non è più un paese per vecchi.